Salve Simmers, io sono Mary Shell e oggi siamo tornati nella miniserie di The Sims 4 Nuove Stelle. Ragazzi, oggi ci saranno delle novità che non potete capire, ma intanto parto aggiornandovi velocissimamente su quello che ho fatto io mentre giocavo da sola, perché anche lì abbiamo delle novità particolari. Allora, la prima è che Kyla, la ragazza già famosa che vi dicevo, la vedete qui in foto, che diciamo Jane puntava come amicizia, ecco, finalmente è nel nostro gruppo di piccole gemme. E questa è una cosa bellissima, perché sto creando il gruppo di piccoli famosi, diciamo, piccoli personaggi famosi, e adesso c'è anche Kyla, ma non c'è solo Kyla, ragazzi. Andiamo avanti, perché dovete sapere che Justin si sta iniziando ad aprire con la nostra Jane. Diciamo che sembra un po' cotto, e infatti molto tranquillamente, quando erano al parco, e devo dire anche molto spontaneamente, perché lo ha deciso lui, non gli ho detto io di farlo, ha dato una rosa a Jane e si è creato, diciamo, un flirt, si è creata una barra romantica. Guardate lui che occhioni che ha in questa foto, bellissimo. Ma ci sono novità anche per la nostra Vanessa, la migliore amica di Jane, perché sembra che Vanessa si sia innamorata e che abbia trovato un fidanzato. Questo fidanzato si chiama Owen. E oh, guardate che carino che è questo ragazzo. Devo dire che Vanessa ha dei bei gusti. E Owen adesso è entrato anche lui nel club delle piccole gemme, perché giustamente la ragazza ha voluto che entrasse, e quindi anche lui fa parte delle piccole celebrità. Ma in ultimo e non meno importante, vi devo dire che la nostra Jane è arrivata a 3 stelline di celebrità e adesso è una figura di serie B, che non è poco. L'immagine di Jane come celebrità sta davvero prendendo forma. Ora può definirsi con sicurezza una figura di serie B. Come celebrità a 3 stelle, adesso può dare abbracci e farsi dei selfie con gli ammiratori. Purtroppo anche i paparazzi hanno iniziato a interessarsi alla sua vita di tutti i giorni. Fai attenzione a loro quando Jane è in pubblico. Per fortuna è possibile conservare un minimo di riservatezza quando si va in città. Jane può servirsi di uno specchio per avvalersi di un travestimento da celebrità, che le consentirà di camminare liberamente tra la gente comune. E quindi, ragazzi, eccoci qui con Jane, che dorme, eccola. E partiamo subito con un ingaggio, iniziamo subito col farla recitare. Ho fatto tutte le mansioni, quindi partiremo subito con la recita, ma poi, dopo aver recitato, lei andrà dai suoi amici e ci saranno cose molto particolari che faranno assieme, perché come vi ho detto il gruppo si è allargato. Guardate qua, il gruppo piccole gemme è veramente cresciuto, e ho messo che è solo per celebrità, quindi solo le celebrità possono partecipare, perché adesso appunto ci sono nuove opzioni nei club. Ed eccoli qui, piccole gemme, sono Jane, Vanessa, Justin, Kyla e Owen. Ha guadagnato anche una nuova stravaganza. Guardate qui, allora, fanatico dei telefoni, e io questa la odio perché è sempre tesa. Aveva già il numero pubblico, ma il numero pubblico è meno fastidioso. Mentre fanatico dei telefoni può darsi che glielo toglierò e glielo modificherò, ma dovrò stare attenta a non farlo usare il telefono comunque. Quindi, prendi gli avanzi, forza, fai colazione, prendi gli avanzi, e vi dico anche che presto riarrederemo la casa. Eh sì, perché adesso lei è una figura di serie B, quindi per conto mio riarrederò la casa. Dalla prossima puntata vedrete delle novità in casa. Una cosa che però volevo fare con voi in puntata era cambiarle quest'abito quotidiano, solo questo, perché gli altri ancora mi piacciono abbastanza. Eccoci, allora, volevo cambiarle quantomeno magliettina, ecco, i pantaloncini sono carini e tutto quanto, però magari una magliettina un po' più sciccosetta, visto che comunque ormai è famosa,
Eh sì, 3 stelline sono tante. Infatti adesso puoi indossare travestimenti, insomma, un sacco di cose belle. Così, così mi piace, sì. Perché è sempre semplice, però ha quel che di più di tendenza, no? È meno casual, secondo me, non lo so. È più studiato il look. Ok, perfetto. Andiamo, andiamo. Ora, come vedete, lei ha sempre la fissa del cellulare. Ce l'ha tantissimo, perché altrimenti diventa subito tesa. E io un po' odio questa cosa, perché subito le viene la fissa. Cioè, non può stare veramente un minuto senza usarlo. E questo mi dispiace. Ok, ci siamo. Stiamo per andare. Unisciti. Siamo pronti, ragazzi, per farci pettinare e truccare. Vedremo il trucco che ci farà oggi. E poi, ragazzi, volevo anche farle cambiare agenzia, però, la nostra Jane. Perché adesso inizia a essere un po' famosetta e anche un po' più ricca. Anche se, vabbè, ha 10.000 simoleon. Ma inizierà a guadagnare bene. Un bel rossetto rosso le ha messo, eh? Quindi la pettinatura quale sarà? Diciamo che la preferita di questa pettinatrice è il biondo su di lei. Però non lo so, spero in qualcosa di diverso. Visto che è un film western, non lo so. Vediamo, vediamo. Sicuramente... che bella! Adoro! Rossiccia! La adoro rossiccia. Proviamoci un costume. Mettiti un costume. Forse le metteranno un cappellino. Un cappellino western, chi lo sa. Ma sarà emozionante farle recitare la parte. Vediamo. Oddio, no, è meravigliosa! Ragazzi, guardatela qui, è bellissima! La adoro! Guardate! Allora, lei vuole stare al cellulare un pochettino adesso, quindi gioco una partita prima che vai in tensione, ma ti comprerò il tratto ritratteggio. Per comprarlo, ragazzi, se avete nuove stelle, dovete andare qui, negozio premi, e prendere questa, via la stravaganza, eccolo qua, e gli togliete appunto la stravaganza che volete. Ancora non abbiamo visto il set, adesso lo voglio vedere illuminato, però guardate, già lo intravediamo, e già mi ispira, eccolo! Siamo pronti per partire, wow, no vabbè, è bellissimo questo set, è veramente bellissimo. Interpreta la scena di un imprigionamento, interpreta la scena di un ballo, la scena di un canto. Allora, partiamo con l'imprigionamento, ovviamente. Chi finisce in prigione? Lei o lui? No, è lei che lo butta dentro! Vada, signore, vada! E stia lì, mi raccomando! Bravissima! Brava! E visto che è riuscita a sgamare e a imprigionare il cattivo, andrà subito a cantare. A cantare la vittoria. Dirà che bello, ce l'ho fatta. Ho imprigionato il cattivone western. Eccolo qui. Bellissima. Wow. Interpreta la scena di un ballo e 2 volte, quindi balliamo. Guardate lei come balla. Oddio. E sta pensando a dopo. Sta pensando a tutto quello che dovrà fare dopo. Perché assieme al gruppo di nuove gemme, assieme al club, andranno in un posto molto speciale. Lei conoscerà anche meglio Owen. E dovranno fare cose davvero speciali. Cose da attori, diciamo. Chissà, ragazzi, cosa accadrà. Aspettatevi di tutto. Lei è brava a fare tutto intanto. A posto, ragazzi! Guardate che bella! Al massimo! Noi facciamo sempre interpretazioni d'oro, cioè meravigliose, meravigliose, bravissima, bravissima veramente. Abbiamo finito, andiamo a ringraziare la regista. Parla dei sogni. Almeno qui non ci sono i paparazzi, perché poi incontreremo tanti paparazzi, fan. Insomma, non sarà facile. Torniamo a casa. Vai a casa. Jane è candidata, ragazzi, a un premio per la sua interpretazione mozzafiato. Segui la prossima cerimonia di premiazione domenica alle 19 per vedere se ha vinto.
bello! Oddio, non ci posso credere. Andiamo a casa. E ragazzi, siamo a casa di Jane. Come vedete c'è anche Justin. L'ho aggiunto momentaneamente all'unità familiare perché dobbiamo andare a fare una cosa molto molto speciale. Ma non solo con lui, con tutto il club. Quindi con Vanessa, con Kyla, con Owen. Una cosa davvero particolare. E diciamo che oggi Jane spera di riuscire a fargli dire qualcosa a lui, a fargli dire appunto qualcosa riguardante i genitori di lei che sono scomparsi, e forse oggi potrebbe accadere. Intanto si è formata tra di loro una barra romantica. Lei è molto contenta di questo, sia perché naturalmente Justin le piace abbastanza, ma soprattutto perché dice: sì, sono vicina al mio obiettivo, finalmente sto per scoprire qualcosa, sicuramente mi dirà che fine hanno fatto i miei genitori. Intanto dobbiamo fare un raduno del club e mi serve lui da poter usare anche, ma soprattutto dobbiamo chiamare tutti quanti e andare. Siete pronti? Perché preparatevi ragazzi, sarà una cosa carinissima. Andiamo! Infatti ragazzi, qui ad Oasis Springs ho costruito un lotto in cui i nostri personaggi possono andare ad allenarsi nella recitazione, possono recitare assieme, possono fare un sacco di cose. E ho bisogno di controllare Justin perché Justin non reciterà, farà il regista. Ed eccoci qui. Allora, qui ho messo delle case finte, come potete vedere, negozi, eccetera, eccetera. Così. Qui si entra. Qui, vabbè, c'è qualche cartellone, guardate che carino. Qui c'è una cosina simpatica, qui c'è il cancello che permette appunto di entrare solo ai membri del club. E entrando abbiamo la zona in cui cambiarci, guardate qua. Abbiamo il set e qui si può recitare. E poi qui il nostro Justin, come vedete, potrà prendere in mano la videocamera, manovrarla, regolarla e quindi registrare tutto. Qui abbiamo un pozzo, ho messo un po' di oggetti decorativi e ho creato anche un angolo relax qua dietro. Quindi se vogliono venire a mangiare qualcosa qui, siamo a posto. Eccoli tutti quanti che arrivano. Adesso dovremmo recitare assieme. Ovviamente Justin l'ultima volta ha aiutato Jane a recitare, ma in questo caso, guardate come la guarda, dovrà solo manovrare questo, insomma. Tu subito prendi e manovra. Avanti. Devi iniziare a registrare. Sei pronto? Ok. E qui ragazzi c'è Justin, che è il fidanzato, a quanto pare, di Vanessa. E infatti Vanessa lo sta tipo guardando con gli occhioni. E la nostra Jane non lo conosce ancora bene, quindi direi che può presentarsi meglio, perché diciamo si sono conosciuti, ma molto così di vista. Salve! Salve Justin! E direi di iniziare a recitare. Magari reciterà anche lui con noi, perché come vedete ha due stelline di celebrità anche lui. Iniziamo però, iniziamo. Possiamo fare flirta rischioso, bevi in compagnia. Allora, bevi in compagnia con Kyla, che è la new entry. Quindi forza Kyla, ragazzi abbiamo Kyla nel gruppo, la volevo tanto nel gruppetto. E finalmente le possiamo parlare come ad un'amica, vedete, abbraccia, impara a conoscere, bellissima questa cosa. Lei si è un po' incantata a guardare Justin, basta guardare Justin, è il fidanzato di Vanessa, della tua migliore amica, forza, vai a recitare. Bravissime, lui intanto sta registrando, guardate che bravo lui, guardate che bravo, bravissimo, ecco, super concentrato, avanti. Una bella bevuta in compagnia, fantastico, vediamo come se la cavano, brave ragazze. Altre scelte, abbraccio, sì, rischioso, proviamo l'abbraccio con Vanessa. Già si abbracciano loro, non serve che lo facciano sul set, sono migliori amiche, praticamente, quindi avanti, le adoro io loro due, ditemi se le adorate nei commenti.
Forza, attenti, via, sono bellissime, migliori amiche, le adoro, guardatele, guardatele, no vabbè, guardatele, e a posto, benissimo. Adesso con Owen, magari potremmo provare una scena horror, ecco, non voglio fare qualcosa di flirtante per forza, c'è bacia, però... Spara il raggio, sì, mordi, rischioso, mordi, sì, mordi. Owen, avanti, vai a recitare. Intanto lui continua a filmare, molto tranquillo, concentrato, bravissimo. Vediamo un po', però ragazzi, ve lo devo dire, si sta sentendo un po' a disagio, perché la scena del morso comunque è una scena abbastanza complicata, in cui si crea un po' di flirt, non lo so. Lui è un tipo un po' geloso, non troppo, però un pochettino, non è felicissimo, vediamolo un po' dalla sua prospettiva. Vediamo un po', dai, stai tranquillo, è solo un morso. Però vediamo un po', lui si gira con la telecamera, guardate lei. Lo morde, e lui ragazzi non è felice, Justin, perché ovviamente, non so, il morso ha quel che di romantico, no? Ha quel che di romantico. E Justin vuole, insomma, mettersi un attimo in mezzo e dire, ragazzi, no, 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 questa parte l'avete fatta male. L'avete fatta male. Ve la mostro io com'è. Li sta chiamando. Venite qui, ragazzi, scusate. Il morso non è andato bene, assolutamente no. È da rifare. Vi mostro io com'è un vero morso. Forza, Jane, vieni qui. Avanti. Avanti, basta parlare con lui. Su. Ti deve parlare il regista. Oh. Ti deve mostrare come si fa realmente la scena. Sentimi bene, le dice. Sentimi bene. La scena si gira in un altro modo. E in che modo? Così. Così? Esattamente. Così. Anzi, si gira meglio di così. Rettifico, si gira così. Cosa? Ovviamente lui, ragazzi, ha colto la palla al balzo, perché in realtà la voleva baciare, però non aveva la scusa, e con la scusa della recitazione ha detto no, scusami, però adesso ci penso io. E lei, ragazzi, è presissima da questa cosa, però al tempo stesso sta pensando, ce l'ho in pugno. Perché si è innamorato di me, lei l'ha capito che non era un bacio di scena, ovviamente. Nel frattempo tutti gli altri si sono radunati qui sul set, loro si stanno scambiando i numeri, ma lei dice, ah, ce l'ho in pugno, ce l'ho in pugno, anche se devo dire che gli piace abbastanza. Lui invece è proprio innamorato cotto, secondo me è più preso di lei in questo momento. Intanto si scambiano i numeri. È il momento anche di andare a casa, perché hanno recitato tutti quanti, è stato davvero davvero bello, e lei adesso sa di poterne approfittare. Senti, ti andrebbe di passare da me magari domani? Che ne dici? Certo! Perfetto! Guardate com'è contenta! Guardate com'è contenta! Ed eccoci ragazzi, ci siamo, lei sta per andare alla cerimonia di premiazione, non sappiamo se vincerà il primo premio, ma l'abbiamo vista in questa puntata che si è impegnata tantissimo, a me è piaciuto un sacco nei panni di una piccola western, è stata fantastica, quindi vedremo, vedremo se vincerà il premio, intanto ha invitato gli amici a casa, ma voglio farvi vedere prima un paio di cose. Allora, intanto tu siediti, mia cara, è emozionatissima, alle 7 inizia la premiazione, ha guadagnato una nuova stravaganza. Jane ha posato lo sguardo sulla propria immagine riflessa una volta di troppo e ha sviluppato il bisogno ossessivo di assicurarsi senza sosta di essere attraente come sempre. L'ammirazione della propria figura impeccabile allo specchio la renderà fiduciosa, ma se non potrà specchiarsi per troppo a lungo diventerà tesa, eh sì, perché le ho tolto quello del cellulare e ha sviluppato questo, diciamo che non è tanto meglio, però insomma ci può stare. E poi volevo farvi vedere che qui ho messo un po' di fotine,
la foto con Justin, la foto con la migliore amica Vanessa e la foto con Kyla. Magari, chissà, magari metterà anche una foto con Owen, ma per adesso non sono poi così tanto amici. Ragazzi, venite qui a sostenerla, vai qui insieme. Stiamo per andare. Direi che la possono anche accompagnare gli amici. Eccoli tutti quanti. Lei è un po' nervosa. Guardate, secondo me è un po' invidiosa. Ah, Kyla, Kyla. Lui arriva felice. Vabbè, lui è cotto come un pero cotto. Anche Vanessa è felice. E lei sta benissimo, veramente sta benissimo. Va bene, ragazzi. Oh, però lui si avvicina spesso, eh? Lui si avvicina spesso a lei. Abbiamo visto che parlano volentieri loro due. Non so se Vanessa è molto felice di questo. La vedo tranquilla. Però sta pulendo. Oh. Vanessa, sei una donna di casa. Comunque, io direi di andare. Andiamo con tutto il gruppetto alla cerimonia. Ragazzi, sono emozionata. E poi lei vuole approfittarne per parlare con lui, per vedere se sa qualcosa. Perché secondo me il nostro Justin adesso è molto più propenso a parlare. Guardate, cioè, boh, due occhi innamoratissimi. Andiamo. La cerimonia dovrebbe tenersi qui. Non vi ho mai portato qui, ma il posto più top della città dovrebbe essere qui, la cerimonia. Non l'ho mai fatta, naturalmente, quindi speriamo bene, ragazzi. Ragazzi, siamo alla cerimonia, lui si è messo tutto elegantissimo, sono tutti qui pronti, ma in realtà, nonostante siamo allo studio top più top della città, l'evento non c'è. E questo, ragazzi, perché la nostra dolcissima Jane ha in realtà sbagliato giorno. Non era questa domenica, era la prossima domenica. E quindi non può ritirare il premio. Adesso si sente giù, si sente triste. Ci sono gli amici che cercano di incoraggiarla. Però lei, insomma, sorride, però non è molto felice. Sperava di poter concludere la serata con un premio. Invece dovrà aspettare un'altra settimana. E quindi Justin gli sta dicendo: senti, perché non andiamo fuori? Ci mangiamo qualcosa? Ci rilassiamo un attimo? Solo io e te. Ma no, usciamo tutti insieme! E invece lei fa: no, no, io voglio uscire solo con Justin, anche perché lei ha delle domande da fare. E quindi, ragazzi, sì, ha sbagliato giorno. E il locale ve lo faccio vedere poco poco, ma voglio farvelo vedere meglio il giorno dell'evento. Questo è il locale più top della città. Ragazzi, era troppo emozionata, troppo troppo emozionata. Comunque guardatelo, oh, non vedo l'ora di vedere la cerimonia di premiazione, che però vedremo nella prossima puntata. Intanto direi di andare da qualche parte con Justin, perché Justin sente di doverci dire qualcosa adesso che ci siamo trovati così un po' in intimità e adesso che si è formato questo grande, grande flirt. E lei, guardate che sguardo furbetto che ha, lei sa che sta per sapere qualcosa. E siccome Justin è un tipo romantico, la vuole portare a San Meisciuno all'Uge Mirastelle. Eh sì. Ed eccoci qui, guardate quanto è romantico, è stato romanticissimo perché sa che lei c'è rimasta male. Vanno a sedersi qui, poi potremmo farci un tuffo anche in piscina. Questo posto io lo adoro tantissimo, tra l'altro adesso che è calato l'inverno diciamo che ha tutto un altro sapore, però non fa freddissimo, quindi un bagno lo possiamo ancora fare, anche perché l'inverno diciamo è sceso da poco. Ok, lei è pronta, ovviamente lui non sa che si tratta dei suoi genitori, però vede che lei è molto curiosa, quindi immagina che si tratti di qualcuno che lei conosce. Quindi lei gli ha chiesto: allora, che mi dici dei due personaggi famosi di cui ti ho chiesto, quelli che abbiamo visto al museo? E lei spera di venire a sapere qualcosa riguardo i suoi, e lui le sta dicendo: guarda, l'unica cosa che ti posso dire riguardo loro, l'unica cosa che so io da regista è che non sono sicuro che
che siano vivi. Guardatelo, gliel'ha detto, non sono sicuro che siano vivi. Lei fa finta di niente, in realtà è tesissima, però sta facendo finta di niente e deve mantenerlo buono. Deve dirgli, no, ma dimmi di più se puoi. Vede che lui non le sta dicendo tutto, però già sapere che forse non sono vivi. Intanto qui abbiamo tipo dei fan che stanno esultando. Lei lo bacia comunque e dice, grazie per avermi dato queste informazioni, per me è molto importante, ma non ti posso dire il perché. E lei sta dicendo a lui, senti, facciamoci un bagno, che ne dici? Anche se è un po' freddino, non dovremmo congelare, nuota qui insieme. Vuole provare a tirargli fuori qualche altra informazione, speriamo che non congelino, ma non c'è poi così freddo, quindi non dovrebbe essere un problema. Oh, che carini! E adesso lei prova a chiacchierare qui rilassata in piscina, vuole sapere di più. Guarda, c'è freddo, non posso dirti niente, mi spiace, forse è meglio se torniamo a casa. Lui sinceramente non se la sente di dire altro e quindi dice no, torniamo a casa, usciamo di qui. Non posso davvero dire altro, anche perché davvero non so nient'altro. Lui cerca di convincerla sul fatto che non sa nient'altro. E quindi le sta dicendo che l'unica cosa che le può dire è che pensa che i suoi genitori non ci siano più veramente e che siano stati parte di un complotto. E lei a queste ultime parole è sconvolta, sta cercando di fargli capire più cose e sta dicendo cosa? Ma di che complotto stai parlando? Di cosa stai dicendo un complotto? E davvero pensi che non siano vivi? Io fino a un momento fa quasi non ci credeva, adesso sta realizzando che forse lui sa veramente molto di più di quel che vuole dire. E ragazzi, io direi che con questa immagine ci possiamo fermare qua. Lei ha scoperto due cose: che i genitori facevano parte di un complotto di qualcuno e che forse non ci sono veramente più. Ma sarà vero? Non lo sappiamo. Quindi io direi che ci fermiamo qua. Mettete like, iscrivetevi, commentate e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!